bene i bimbi qui? Sì. Giocate con la Super Nintendo? Sì. Io vado a fare un po' di faccende, eh? Sì. Poi Susy sistema tutto insieme a tuo fratello, eh? Outfit del giorno. Siccome mi chiedete sempre, Vale, ma nei tuoi vlog fai vedere anche l'outfit. Quindi ecco il mio fantastico outfit del giorno. Pantofole, pantaloni della Decathlon, maglia di mio marito. Maglia di mio marito che gli è diventata piccola e quindi io gliel'ho rubata. E faccia del giorno, sconvolta come sempre. Va bene ragazze, questo è l'outfit. E basta, vado a sistemare un po' casa e preparo il pranzo. Voi cosa fate di bello? Volete uscire fuori? Fuori, dai, fuori. È uscito qualcuno. Questo è il tempo di stamattina. Ieri la Susanna per la festa della mamma si è anche divertita a dipingere i gradini. Se vi siete persi il vlog, andatelo a vedere, perché più o meno carico un vlog tutti i giorni. Tempo. Tempo di oggi. 11 maggio, mi pare. Fa anche freschino. Fa anche piuttosto freschino. Ieri Fide ha tagliato l'erba, meno male che l'ha fatto. E... dice Greta che fa la pipì. Ho lo stendino in cucina perché fuori no, non posso tenerlo, piove. Adesso lo sposto nel corridoio e sto pensando a cosa preparare per pranzo. Chi mi segue sempre saprà che sono a dieta, o almeno cerco di essere a dieta. Ieri è la festa della mamma, quindi chi ha visto il vlog avrà visto che appunto non ho seguito molto la dieta ieri e non so cosa fare per pranzo. Apriamo il frigo. Ho deciso cosa fare per pranzo. Salmone e panna. Lo so, non è molto dietetico come piatto, ma al posto dei miei soliti 200 grammi di pasta, non sto scherzando, io mangio veramente tanta pasta, l'ho sempre mangiata tantissimo, io sono una grandissima divoratrice di pasta, l'adoro, e al posto che 200 grammi, 150, mangerò 60 grammi di pasta, quindi dai, va bene, va bene. E salmone affumicato norvegese salato e secco con panna, questa qui della chef. E bravo, bravo, bravo ciuffetto biondo, bravo. Giulia vi saluta, ciao ciao, buongiorno. Prima ero arrabbiata, adesso mi sto un pochino calmando. La Susanna prima ha fatto la sua prima video lezione. Chi mi segue su Instagram, ma anche chi guarda sempre tutti i miei vlog, avrà visto o avrà saputo che, anche chi mi segue su Facebook, che ho dovuto comprare un computer nuovo per Susy. Ho preso questo HP tutto rosa. La Susanna ha già attaccato le adesive, guardate che carino. Allora, questo computer l'ha preso mio marito alla Media World il 4, mi pare, 4 maggio, appena i negozi hanno potuto aprire, almeno qualcuno, e ha preso subito il computer perché appunto serviva il PC per fare le video lezioni. Ok, fin qua tutto a posto. A posto, tra virgolette, perché chi non ha i soldi per comprare un PC si trova un pochino in difficoltà e momentaneamente in questa situazione ci sono veramente tantissime famiglie in difficoltà. Quindi vabbè,
Comunque, già questo, cioè si potevano usare tantissime applicazioni, perché credo che uno smartphone, un telefono lo abbiano più o meno tutte le famiglie, quindi scaricando un'applicazione, insomma, si risolveva il problema. Invece no, abbiamo dovuto comprare il PC, abbiamo dovuto installare Chrome, perché volevano Chrome, e ho dovuto aprire un profilo di Susanna, però questo profilo è gestito dall'istituto comprensivo, cioè noi abbiamo dovuto semplicemente andare su più, crea account, nome e cognome del bambino, più chiocciola, più l'istituto comprensivo e creare l'account. Ok, fin qui tutto piuttosto semplice. Oggi abbiamo fatto la prima video lezione, però per accedere alla video lezione bisognava andare in bacheca sul sito dell'istituto comprensivo, e io non l'avevo installato su questo PC nuovo perché io uso l'applicazione dell'istituto comprensivo che ho sul telefono. Quindi prendi il PC, vai a cercare istituto comprensivo, prova a entrare con gli account automaticamente. Io non riesco mai a entrare al primo colpo sugli account, va bene. Dopo un pochino ci sono riuscita e mi sono collegata. È stato veramente un parto. Cioè, non potevano mandare direttamente il link dell'invito a entrare in chat sull'account di Susanna, sulla posta di Susanna, sulla Gmail di Susi. Avevo già tutto fatto qui, col profilo di Susi, la sua pagina, cioè mandatemi il link sulla posta di Susanna, non fatemi fare tutto questo ambaradam. Cioè, alla fine mi sono calmata e ce l'ho fatta. Poi, in tutto questo, tenete conto, la Susanna che mi diceva mamma hai fatto, il piccolino che per fortuna lo stava tenendo mio marito, però comunque il pensiero era sempre verso di lui. E vabbè, alla fine abbiamo partorito, ok? Ho installato tutto quello che dovevo installare, ho messo nella barra dei preferiti il link dell'istituto comprensivo di Susanna, quindi per la prossima video lezione che si terrà giovedì è tutto a posto. Almeno si spera. Qui c'è Giulio. Saluta. Ciao. Però veramente, cioè, che fatica, mamma mia. Chi di queste cose non ne capisce niente? Veramente. Piano. Fai vedere la clessidra. Guardate che bella la clessidra di Giulio. E vabbè, dai. Poi, tutto questo ambaradam, tutto questo casino per 2 ore alla settimana di lezione, quindi veramente pochissimo, fino a giugno, sì, mi pare di sì. Adesso non ho il calendario scolastico perché ce l'ho sul telefono, io sto registrando col telefono. Comunque dovrebbero essere, sì, 2 ore a settimana, 2 ore a settimana fino il 18 giugno, mi pare, siamo a maggio. Quindi ho dovuto prendere un computer nuovo, installare tutto quello che ho installato per un mese. Va bene, va bene, va bene. E vabbè, basta, perché sennò mi sale di nuovo il nervoso. Adesso sto sistemando ancora un pochino il computer di Susi, alcune impostazioni, poi lei vuole anche dei giochini, quindi sto vedendo cosa scaricare sopra questo PC e basta. Va bene, finisco questo lavoro e poi andiamo avanti col vlog. Che nervoso! Giulio sta facendo il riposino pomeridiano, io sono qui seduta sul divano con il telefonino, così insomma scanchero un pochino. Nel frattempo la Susi sta facendo i compiti, che brava amore mio. Racconta un po' alle ragazze com'è andata la video lezione di prima. Molto bella, ho visto le maestre, tutte le mie maestre, i miei compagni, è
stata bellissima. Ti è piaciuta, eh? Sì. Giovedì poi ne hai un'altra, sei contenta? Sì. Ok, dai, adesso vai avanti con i compiti, va bene? Chi si è svegliato qui? Chi è pista si è svegliato? Vai cavallo, vai Furia, cavallo del West, vai! Sì, amore! Vai! Oh, oh, vai, vai! Sì! Sì, vai! Sì! Bravo, amore, vai! Cosa c'è? Cosa? Devi usare la bocca quando parli. Eh? Cosa? Devi usare la bocca. Cosa c'è? Usa la bocca quando parli. Susi! Susi! Polly, basta! Basta! Finalmente è sera, sono le 10:10:30, i bambini sono appena andati a letto, io devo finire un lavoro al computer e poi finalmente andrò a nanna anch'io. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di iscrivervi, commentare no perché YouTube disattiva sempre i commenti, condividere e vi aspetto anche su Instagram e su TikTok e su Facebook e andate a vedere sotto. Un bacione e alla prossima, ciao! Devo spegnere la luce. No, no, sì. Adesso sono proprio al buio in taverna. Fa paura la taverna di notte perché è super buia. Ho spento il computer, ho spento tutto, quindi adesso vado su dalle scale. Ok, qui c'è luce. Spegniamo la luce delle scale e sono di nuovo al buio.